Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Dio nostro Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Benvenuti alla nostra messa della Pentecoste, una gran festa della Chiesa, quando ci ha dato il Signore lo Santo Spirito per incominciare la Chiesa. Questa celebrazione lo dico io per l'intenzione della parrocchia nostra. Prima di cominciare questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa, in ogni popolo e nazione diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano
e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito,
in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Deo.
il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura dal Santo Vangelo secondo San Giovanni. Gloria a te, o Signore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, e a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Abbiamo le tre grandi feste ogni anno: la festa dell'incarnazione del Signore, che è il Natale, abbiamo la festa della redenzione del mondo in la Pasqua, e poi abbiamo questo giorno, la Pentecoste, che è quando è incominciato la Chiesa, quando ci è dato il Padre nostro, lo Spirito Santo, una cosa bellezza. Lo Spirito non è un uccello, non è una colomba, non è un vento, è una persona. Come il Padre è una persona, come il Figlio è una persona, lo Spirito anche una persona. È un amico nostro che sta sempre con noi e ci dà doni molto importanti, doni della mente e doni del cuore. Della mente ci dà il Signore la sapienza, per giudicare, per essere sapienti, per sapere quello che dobbiamo fare per il Signore. Il giudizio dentro la nostra mente per fare il bene, per evitare il male, per fare il bene e per aiutare a crescere la Chiesa di Dio, che è la comunità nostra. Questi sono i doni della mente. Poi anche ci dà a noi i doni del cuore, l'amore, il coraggio, per essere veramente sempre fedele al Signore, perché lo amiamo, perché amiamo i nostri fratelli e perdoneremo anche i nostri nemici, per essere una comunità di amore e di fiducia. Questo amico nostro, lo Spirito Santo, è anche un difensore, ci dà le difende, ci aiuta, come un avvocato. Anche la parola greca paraclito vuol dire avvocato, una persona che parla per noi, che ci difende innanzi a tutto il mondo, innanzi al Signore. È come un amico stretto che abbiamo, è un amico che ci aiuta sempre per noi. Però è anche, questo amico nostro è molto sensibile ai nostri piaceri, e se noi facciamo il male, se pone triste questo amico nostro nei nostri cuori, si pone triste e se ne va, ci lascia, perché dove non è data la benvenuta a essere con noi, lo Spirito sempre rispetta i nostri piaceri, la nostra volontà, e se noi diciamo: non c'ho bisogno di te, andate, no, io posso fare tutto io so che voglio io, non è necessario, tu stai con me. Lo Spirito, i demoni quando entrano non vogliono uscire, perciò una persona che è possessa dello spirito malo è molto difficile fare uscire lo male, perché non rispetta niente.
vuole soffocare la vita dello Spirito nella nostra essere. Però lo Spirito buono, lo Spirito Santo, questo amico nostro, rispetta noi tremendamente. E se noi ci diciamo, la porta è là, potete andare. Io la mia vita lo posso fare io, non c'ho bisogno della sapienza che viene di te, non c'ho bisogno dell'amore, del perdono, del coraggio. No, ma potete andare. Lo Spirito va. So, molte volte in noi non ci sentiamo lo Spirito, perché l'abbiamo cacciato fuori, perché io sono io sono il maestro della mia vita, non ho bisogno di nessuno, nella Chiesa, nelle insegnanze, nelle scritture. Questo tipo di arroganza, you know, questo è il peccato originale di Adamo ed Eva, questo è nelle nostre carni, nella nostra essere, questo un peccato originale che dice che io non c'ho bisogno da Dio. Dunque, lo Spirito è molto importante per noi, ognuno di noi. E quando noi diciamo, vieni Spirito Santo, vieni, voglio aprire le porte della mia anima per far entrare lo Spirito, questo amico buono, questo amico mio che viene con tanti regali, tanti doni che ci vuol dare a noi spiritualmente, come la sapienza e il coraggio. E dunque noi dobbiamo essere sensibili, che dobbiamo essere sempre aperti allo Spirito Santo, dobbiamo parlare con lo Spirito Santo. Come mia mamma sempre diceva, l'ho detto molte volte a voi, però per quelli che non della nostra parrocchia, quando io dovevo fare una prova nella scuola, dovevo fare le marche buone nella scuola, e aveva paura io di, pur con gli studi, che non posso passare l'esame. Mia mamma sempre diceva, prega lo Spirito Santo per ci dare l'illuminazione della mente per aiutarci. E sempre quando prego lo Spirito Santo, le cose incominciano a, come metto una luce nell'anima e posso vedere più. So, questo è molto utile, ci dà i regali, è buono, ci rispetta, è un amico buonissimo, però sconosciuto. E nella vita di molte persone sono sconosciuti. Preghiamo i santi, sì, come Sant'Antonio, San Padre Pio, tutti questi santi, sì, però chi parla? Loro pregavano lo Spirito Santo. Se vogliamo essere come questi gran santi, dobbiamo mettere lo Spirito Santo al centro della nostra vita, al centro dei nostri pensieri e le nostre azioni. Preghiamo dunque in questo giorno di Pentecoste che possiamo essere con la Chiesa, la comunità del Signore. Adesso siete nel caso, però quando incomincia il momento che possiamo vedere fra noi, questo sarà una cosa buonissima, di vedere che noi, quando abbiamo lo Spirito, siamo uniti agli altri dello Spirito, e questo si chiama la Chiesa nostra. So, preghiamo il Signore che noi possiamo essere consapevoli di queste cose. Sia lodato Gesù Cristo, adesso e per sempre. Amen. Diciamo adesso la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vera, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito del Signore è il principale artefice della preghiera della Chiesa. Affidiamoci alla sua ispirazione interiore, innalziamo al Padre la nostra preghiera. Per la Chiesa, perché sia sempre unita e concorde nel diffondere a tutti i popoli il messaggio di salvezza, preghiamo. Donaci, o Padre, lo spirito di amore. Per il mondo, perché si lasci docilmente guidare dalla voce dello Spirito, che solo può trasformare il cuore di ogni creatura e guidarlo verso il bene, preghiamo. Donaci, o Padre, lo spirito di amore. Per noi qui presenti, perché consapevoli del grande dono d'amore che abbiamo ricevuto, impariamo a riconoscere la voce dello Spirito nell'intimo del cuore, preghiamo. Donaci, o Padre, lo spirito di amore. Per tutti coloro che hanno richiesto le nostre preghiere, specialmente i disoccupati, i malati e i moribondi, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo anche per la nostra parrocchia, che sia sempre un esempio della vita cristiana qui in Astoria. Preghiamo il Signore. Ascoltaci, Signore. O Dio, ascolta la preghiera di questa tua famiglia radunata davanti a te. Fortificaci sempre di più col dono del tuo Spirito e aiutaci a costruire un mondo rinnovato nell'amore per Cristo nostro Signore. Amen. Abbiamo certi annunci adesso molto importanti. Domani, che è la festa della Maria, Madre della Chiesa, è il giorno che apriamo le porte della nostra Chiesa per 4 ore ogni giorno per preghiere singolari, per preghiere private. Potete venire durante le ore aperte, che sono dalle 7 della mattina fino alle 11 della mattina. Durante queste 4 ore potete venire alla Chiesa, però dobbiamo avere meno di 10 persone. Cioè, è molto importante quando venite di stare un po', però ricordati che ci sono altri che vogliono essere parte della Chiesa. Quando abbiamo un sommo nella Chiesa è molto importante che la persona che viene fa le sue preghiere, andate perché la seguente persona deve venire nella Chiesa. E anche abbiamo anche le confessioni sabato, che viene incominciando alle 10 della mattina fino alle 11 della mattina. La Chiesa è aperta dalle 7 alle 11 ogni giorno, incluso domenica, però solamente sabato dalle 10 alle 11 ci sarà le confessioni. Anche dovete venire con le maschere. I gabinetti saranno chiusi, per piacere andate in casa e poi venite, perché sono chiusi i gabinetti per aiutare a tutti, che non ci vanno i viri in questi luoghi. E dunque ci sono solamente certi posti che potete sedervi, perché dobbiamo pulire la Chiesa sempre di tutte le cose che dunque dovete sedervi. Se volete accendere una candela si può fare, però non toccare le statue, per piacere, non toccare, non baciate niente. Questa è molta cosa importante. Questo non è permesso, questo, perché
questo è un modo di aumentare il pericolo agli altri. So, per piacere, potete fare una candela, si può fare, però non toccare le statue, non baciare le statue, molto importante. E dunque questo sarà ogni giorno, e dovete sempre venire con maschere, se non avete le maschere non potete venire, e lo vogliamo essere un luogo molto sano per tutti, senza pericoli per altre persone. So, questa è l'opportunità che avete di venire al Santissimo a fare una preghiera nella presenza del Santissimo Sacramento. Molto importante questa cosa. Dunque dovete sempre, ci saranno persone aiutanti qui, dovete ascoltare, si vi danno certi avvisi, dovete ascoltare queste persone che ci aiutano a noi per mettere ordine qui nella Chiesa, che noi, questa Chiesa nostra, perciò abbiamo preparato molte cose qui, perché siamo proprio a Masbolovo, vengono molte persone qui e dunque vogliamo cominciare molto sanamente con tutte le cose che dobbiamo avere. So, ricordate queste. Però non sono messe qui, non ci saranno messe, solamente devozione. Se volete pregare il rosario, la Divina Misericordia, si può, però silentemente, non si deve parlare in alto. Un gruppo non si può formare di dire il rosario, no. Questo è un tempo privato per persone che vengono alla Chiesa per certi minuti per dare lodo al Signore in un modo, però dovete sempre ascoltare. Ricordate, i gabinetti, i toilette sono chiusi. Dunque dovete andare prima che venite qui e non stare tanto tempo, perché è molto importante questo. Questo venerdì, il primo venerdì del mese, e dunque ci sarà una ora santa di qui. Questo sarà nel computatore, sta streaming, incominciando alle 7 della sera. Ci sarà l'ora santa sul computatore, potete vedere questa ora santa della casa vostra. Sia lodato Gesù Cristo. Scendi su di noi.
pregate, fratelli e sorelle, che mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Mando, Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza di tutta la verità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alti i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonti di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivolato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo, ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa, santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra, con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicola, i suoi Vescovi aiutanti e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordi, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordi di tutti i presenti dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrano questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo della Pentecoste, nel quale lo Spirito Santo si manifestò agli Apostoli in molteplici lingue di fuoco, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso,
Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone, Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel greggio degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degna di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo la tua maestà divina tra i doni che ci hai dato: la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno. Come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla sua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di quest'altare, comunicando al santo mistero del corpo e il sangue del tuo Figlio, scende la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Padre, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro pace, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità
dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicità, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi, ammettici a godere della loro sorte beate, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formate il suo divino insegnamento. Possiamo dire, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Spirito di Dio,
atto di comunione spirituale. Mio Signore Gesù Cristo, credo fermamente che tu sia presente nel Santissimo Sacramento come vero Dio e vero uomo, corpo e sangue, anima e divinità. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero con tutto il cuore. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti chiedo di venire spiritualmente nel mio cuore. Ti abbraccio come se fossi già nel mio cuore e mi unisco a te completamente. Non lasciarmi mai allontanare dalla tua santa presenza. Amen. Preghiamo. O Dio che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi il tuo dono, perché in questo cibo spirituale che ci nutre per la vita eterna sia sempre operante in noi la potenza del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Voglio augurare un buon giorno della Pentecoste a voi. Facete un buon pranzo con la vostra famiglia e speriamo, cominciando domani, si apre la Chiesa un po' alle visite private, 4 ore ogni giorno, dalle 7 alle 11, e poi può essere nel futuro le messe di ogni giorno e poi la messa di domenica. Queste saranno nel futuro. Però noi, con la disciplina che ci dà la Chiesa, il nostro governo anche, dobbiamo soffrire questi giorni, però con l'aiuto del Signore passano questi giorni anche e possiamo riunirci un'altra volta alla Santa Messa insieme. Facciamo la preghiera a San Michele adesso. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti su di lui il suo dominio. Preghiamo supplichevole e tuo principe della milizia celeste, col divino potere, ricaccia nell'inferno Satana e gli alti spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Per piacere rispondete amen a queste benedizioni. Dio sorgente di ogni luce, che oggi hai mandato sui discepoli lo Spirito Consolatore, vi benedica e vi colmi dei tuoi suoi doni. Amen. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito e vi illumini con la sua sapienza. Amen. Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo. Amen. Amen. E la benedizione di Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discende su di voi e rimanga per sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Cos'è di Dio? Vieni, vieni.
Spirito.